Alberto La Monica, questa 11ª edizione del festival è giunta alla conclusione, ci fa un bilancio? Beh, direi che è stato un grande successo, è andato anche al di là delle nostre aspettative. Del resto i film del concorso sono certamente la sezione più seguita, però c'è stata anche una grande attenzione, una grande partecipazione per l'omaggio a Yılmaz Güney e la settimana del cinema euromediterraneo dedicata al cinema turco contemporaneo. E, ovviamente l'omaggio a Carlo Verdone con la presenza di tutti e tre i fratelli, l'istituzione del premio Mario Verdone hanno reso ancora più importante, insomma, e prestigiosa questa edizione. Poi del resto, come ha anche annunciato lo stesso Carlo Verdone, questo è un premio permanente, quindi ogni anno a Lecce verrà consegnato nell'ambito del festival. Quindi arrivederci alla prossima edizione. Assolutamente sì. Pianista, docente di Santa Santa Cecilia, e facevano D'Annunzio e la Duse. Io tra l'altro ho fatto uno dei tre fratellini, eravamo tre clown, io, mio cognato Ermanno e un altro amico facevamo di clown, insomma facevamo dei numeri comici. Lui si divertiva da un vetro rotto di una porta che è qui in questa stessa stanza e guardava. Allora io ho scoperto questo occhietto che ci stava scrutando e allora vado lì alla porta a vetri, l'apro e gli dico: ma che fai qui? E dice: io mi diverto a guardare. Dice: ma perché? Perché mi piace tanto. Dice: ma perché ti piace? Perché vorrei recitare anch'io. Questo avrà avuto 10 anni, insomma, no? Ma io dico: ma che cosa sai fare tu? E dice: io so fare i rumori. Veramente rumori un po' strani. Felice che mio cognato abbia fatto parte di questo film, perché è un gioiellino, insomma, rivederlo dopo tanto tempo. È stata la mia prima grande prova di regia, di direzione degli attori, però ho avuto dei bravissimi attori, c'era un'atmosfera veramente di grande collaborazione da parte di tutti. Alla fine è venuto fuori questo film, film che su quale non ci credeva molto il produttore, tant'è che l'ho raccontato l'altra sera quando gli presentai questo copione scritto da me, Benvenuti De Bernardi, al Mario Cecchigori. Lui mi disse: lasciamo e passa domani alle 5 che ti do gli appunti che devi prendere sul copione. Io il giorno dopo alle 5 da lui ho aperto la porta e mi è arrivato il copione in faccia con tutti i fogli sparsi per terra dicendo: è una bischerata, prenderemo schiaffi da tutti, un far ridere, 18 attori, è verboso, alla fine gli doveva aver fatto pena perché si è chinato anche lui, c'era un culo così a raccogliere questi fogli, e sono uscito fuori chiamando, all'epoca non c'era il cellulare, chiamai con un gettone Benvenuto del Bernardi e dissi: ma ti ha dato il copione in faccia, ma come? Così. Poi dopo me lo fece fare uguale, ma non ci credeva. Poi però quando il film è uscito, con i primi risultati, e dice: perché tu li fai, li giri meglio di come li scrivi. Ha cercato una cosa del solo. Io ho avuto la fortuna di aver partecipato ai due film, forse non soltanto detto da me ma anche da altri, più belli di Carlo, Borotalco, dove facciamo un balletto insieme molto divertente, e questo compagno di scuola. Questo compagno di scuola mi ha messo col culo da fuori. Io sono cognato, però insomma adesso non me lo potrei più permettere, insomma gli anni sono presto per provare. Eravamo molto giovani. Eravamo le mutande giovani. Dentro, nessuno l'ha chiesto. Ma come l'ha chiesto? Se dovessi questi personaggi poi gli dice che la colpa è mia. Però insomma è stata una grande soddisfazione, perché poi il film è andato bene, è stato un grande successo. Adesso anzi io mi auguro che non mi metti più qualcuno da fuori, ma ne fai fare un altro film con te. Ma noi lo dovremmo fare, perché lo diciamo da tanto tempo, poi
il tempo va avanti, vedi come eravamo giovani là, però abbiamo secondo me ancora della... Quanti anni sono passati? È 88, da tenere regolata, 88, 98, mia madonna, 22 anni fa, vabbè. Però insomma, non mi fa tristezza, anzi sono orgoglioso di aver lasciato una bella cosa e... l'energia ancora per andare un po' avanti ce l'ho, quindi ma che scherzi, lo faremo alla grande, dai, lo faremo, convinceremo il nostro splendido produttore della Laurentiis a non dividere sempre i film tra me e te, ma a concentrarlo e vedrai che faremo una bella cosa e magari la presenteremo qua in anteprima di legge, forse lo chiederemo addirittura. Io vorrei anche salutare Luca Verdone, mio cognato, e mia moglie Silvia Verdone, quindi Silvia. Salutate. Vorrei dire una cosa. L'ho detto ieri, però la ribadisco. Io ringrazio la città, ringrazio tutte le istituzioni, ringrazio l'amico Alberto La Monica, tutti coloro che hanno reso possibile questa rassegna importante. Perché avete fatto un miracolo, ci avete riunito a noi fratelli che a Roma non ci vediamo mai. Quindi ci è sembrato una storia di miracolo stare ieri sera in camera insieme qua e parlare. No, ci vogliamo molto bene, però chi deve fare da una parte, chi parte dall'altra, chi deve... alla fine è difficilissimo, sempre con le cene, una volta al mese, di corsa, dove uno parla sempre al telefono. Ai funerali, bisogna ai funerali. Poi funerali, agli ospedali. Ai cene, quei cani, sì, che c'ha 10 cani, 10 cani, e parti col cane. A chi lo dici? Io sto ospedale. Quindi grazie per aver compiuto il miracolo di aver riunito i tre fratelli, sembra una specie dal lupo al lupo, ma non c'è più che siamo noi. Ma soprattutto poi all'affetto di questa città, che io non conoscevo, ero venuto una volta di notte, non l'avevo vista, poi ho avuto la fortuna ieri di fare una bella passeggiata, oggi mi ha portato pure Otranto. E devo dire che è una città cinematografica, perché una città così bella, adesso non dico di fare vacanze di Natale a Lecce, chissà. Però, non glielo dì Aurelio, non glielo dì, lasciala stare, dai. Mandalo fuori, all'estero. Questa prima edizione di questo premio Mario Verdone va a Cosmonauta e quindi va alla regista Susanna Nicchiarelli. Al cinema Santa Lucia a Lecce e sono felicissimo di aver vinto questa prima edizione del premio. Susanna Nicchiarelli, allora devo dire che tutti e tre i film così iniziano tutti meritevoli, perché erano tutti veramente molto interessanti. Però noi abbiamo cercato di interpretare anche un po' il gusto, la tendenza di papà. Questo film qua aveva una carica, proprio un film veramente delizioso, pieno di grazia, pieno di leggerezza, con una sapiente direzione degli attori, con un regista esordiente, così. Era pieno di poesia. Quindi mio padre stava sempre molto attento alla poesia dentro un racconto cinematografico. Quindi io ho pensato anche di interpretare un po' il suo giudizio, quindi te lo diamo anche perché ci è piaciuto soprattutto a noi, però papà l'avrebbe estremamente apprezzato, quindi complimenti. Grazie, sono felicissima di aver, insomma molto lusingata che voi mi abbiate voluto dare questo premio e anche di portare, cioè di prendere un premio che porta questo nome. Io ho studiato al centro sperimentale, ho studiato sui libri di vostro padre, per cui è un augurio veramente importante. Nel frattempo, mentre vince l'emozione, vi avvicinate tutti e quattro, così vi concedete ai fotografi con la